Arriva anche lui da Salerno, ah, perché okay, sono amici, convivono insieme all'altro comico. Allora. Sono un gruppo, si chiamano i Villa per Bene, lui è Francesco D'Antonio! Dai, un sorriso! Dai, un sorriso! Un po' di energia, dai! Tira su quei pantaloni, dai! Sapete, no, non ci voglio venire a queste cose qua. Il mio analista che mi costringe, dice no, devi affrontare le tue paure, devi parlare col pubblico, così si risolve questa cosa. Lui poi tra l'altro è freudiano in questa cosa, quindi ogni volta cerca di risalire al trauma e dice questo problema che ho io, no, di relazionarmi con le persone è dovuto al fatto di quando ero piccolino il mio compagno di banco soffriva di personalità multipla. A un certo punto ha cambiato scuola e ho perso 4 amici in un colpo solo. E dice che questa cosa qua quindi mi impedisce di avere queste... Però io mi rendo conto che non è semplice venire qua, giustamente dite, ma se tu non ci fai ridere, noi mica possiamo ridere, cioè mica possiamo fingere. Cioè sì, per piacere proprio ve lo chiedo, per cortesia, non è che dice, ma no, ma poi la sincerità, cioè non me ne frega a me che voi siete sinceri, cioè non ci ho mai creduto, io l'ho perso veramente da piccolo, proprio la sincerità in generale, quando mia madre, cioè io facevo un guaio, arrivava da dietro con lo zoccolo in una mano, la cucchiaia di legno in quest'altra mano, la vena gonfia qua, la fascia rossa di Rambo e diceva vieni qua che non ti faccio niente. E là ho capito che con la sincerità proprio non c'entro niente, non... Poi mi prendeva in giro pure con le favole, cioè, adesso ti racconto la favola di Biancaneve e gli 8 nani. Mamma, vedi che sono 7 i nani, no, 8, Embolo non ce l'ha fatta. Così, oppure quando mi ripeteva sempre le stesse cose, mi ripeteva questa casa non è un albergo, me lo ripeteva se facevo tardi, questa casa non è un albergo, non mi facevo il letto, questa casa non è un albergo. Io ci sono stato in albergo, appena sono entrato mi sono seduto, ho appoggiato i piedi sul tavolino, è arrivato il direttore e ha fatto, io, ma che ti pensi che sei a casa tua? Cioè, com'è... Ciò vi dico, non ci ho mai creduto veramente a queste cose. Che poi il mio analista mi dice non ti preoccupare, tu vai là e parla, fissa un punto lontano e parla. Io ci provo, io vengo qua e fisso un punto lontanissimo, proprio me lo immagino, il punto più lontano che posso immaginare, che è il giorno che prenderò la pensione, no? Proprio il più lontano, che neanche ci arrivo io a pigliare la pensione. Non è che lo dico così per dire, questo me l'ha detto una zingara che mi ha letto la mano, che sono andato là, quella c'è la linea della vita, no? Qua, e lei ha predetto che mi sposo 3 volte. Stato, per non pagare gli alimenti a 3 mogli, sono stato da un chirurgo plastico e mi sono fatto cancellare la linea della vita, diciamo, e lui mi ha chiesto quando vuoi morire, e ho detto qua, vedi, prima del matrimonio, cortesemente, se mi fai questa cortesia, quindi mo me l'ha cancellata. E lui dice, mi costringe a fare le cose, mi costringe a uscire, a relazionarmi con le persone, a me non mi va, mi piace stare a casa, mi piace cucinare, mi piace pulire, sono proprio un uomo di casa, no? Quelli da proprio che piace. Questa cosa l'ho ereditata da mia nonna, no? Che non proprio ereditata, cioè nel senso, vabbè, devo spiegare un po' meglio, perché quando ero più piccolino io ho questo ricordo di mia nonna che spesso lasciava sul comodino un bicchiere d'acqua con la dentiera dentro. E pensandoci, io non ho mai visto mia nonna bere. E pensavo che lei così beveva, capito? Che... Quindi ogni tanto ci mettevo un po' di pane per farla mangiare, molliche, perché sennò... E una volta, incuriosito, ho messo il dito nel bicchiere e mia nonna mi ha dato un... Cioè, non mia nonna, mia nonna stava in cucina, la dentiera di mia nonna mi ha dato un morso e ho pensato che l'uomo ragno ha preso i poteri del ragno perché era stato morso dal ragno. Io avevo preso i poteri di mia nonna perché era stato morso da mia nonna e l'uomo ragno sapeva fare le ragnatele e io le parmigiane di melanzane. Così all'improvviso che era bella sta cosa. Però pure questa mancanza di fiducia, no, che ho con le persone, il mio analista mi ha detto guarda, è colpa di tuo zio cieco, questo zio mio cieco che da piccolo ha avuto il morbillo, no, che ha tenuto macchie rosse in faccia, che mi grattavano, che mi prudevano, e tutto il tempo della malattia mio zio mi accarezzava,
Io pensavo che fosse affetto, no? Invece no, siccome era cieco, voleva leggere qualcosa di nuovo e mi passava. E quindi io poi ci ho creduto subito a queste cose, però il mio analista mi dice: guarda, non devi proprio sconfiggerle tutte le paure, perché sono proprio le paure che disegnano nuove strade per il futuro. Francesco D'Antonio, ma dove scappi? Vieni a salutare. Vai lì a salutare. Tum, tu, tum.